Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Alex Farmer, vi do il benvenuto qui sul mio canale YouTube e bentornati nella serie Il Polesine. In mia compagnia c'è il brother, ciao brother. Ciao Ale, ciao ragazzi. Ragazzi, oggi dobbiamo fare una cosa un po' interessante, né? Visto che abbiamo mandato avanti il tempo e il nostro mais è maturato, giusto bro? È maturato bene. Molto bene. Quindi noi oggi proviamo a fare il CCM, il pastone. Abbiamo reinserito la mais plus grazie al nostro Billuzzo, che oggi purtroppo non c'è perché stiamo registrando un po' in extremis visti i miei impegni, e quindi niente, oggi ci portiamo avanti senza Billo, ci portiamo avanti, quindi prepariamo il CCM, il pastone di mais. Quindi vi faremo vedere come si fa. Abbiamo già comprato il mulino che viene dato già fornito con la mais, eccolo qua. Quindi noi semplicemente trebbieremo il mais, lo metteremo qua dentro, questo lo trasforma in mais sfarinato, perché è un mulino, e poi noi lo dovremo mettere nelle nostre trincee che abbiamo piazzato qui. Ok, poi lo pestiamo e in teoria dovrebbe essere pronto, giusto bro? Così dovrebbe essere. Ma in teoria, se non ricordo male, una volta che lo facciamo col mulino lo possiamo buttare in trincea, la rimane. Sì, certo. Non dobbiamo coprirlo. Non mi ricordo se era da coprire o no. Vabbè, però noi adesso iniziamo a fare un po' di... Lo scopriremo solo vivendo. Bene, ragazzi, niente, partiamo a trebbiare. Io faccio una cosa molto furbesca, nel senso che non utilizzeremo magari subito il rimorchio per trasportare il mais, ma proveremo a scaricare dalle nostre trebbie dentro il mulino. Vediamo se ci riusciamo. Tanto io mi vado ad aprire il condotto così vedo bene o male dove mi devo piazzare. Bene, io mi potrei piazzare anche qua, brother, così a marcia. Sì. A marcia. Ui, io ho toccato. La tettoia. L'ho spaccata, avrà delle. Ho spaccato la tettoia, avrà delle. Hai spaccato la tettoia. Allora. Ma poi me la spieghi perché stavo. Cosa? Ti mettevi dritto? No, mi voglio mettere così. Ah, ok. Vabbè. Vediamo un po'. Mi metto così. Vai, parti pure, bro. Ok. Io lo lascio così. Mi lascio già il condotto aperto. L'utratore lo spegniamo e vado a prendere l'altro trattorino che abbiamo qua. E lo piazziamo sotto. Tanto il brother è già partito e vediamo un po' se... Ma io farei subito una prova, brother. Quando c'hai un po' di mais alla via, vediamo se ti fa scaricare direttamente lì dentro. Anche perché se dobbiamo usare la pala... Vabbè, ma in teoria dovrebbe farci... Sì, in teoria sì. Scaricare. Voi che siamo così sfigatelli? Mi auguro di no. Al limite che adesso mi sono attaccato troppo. Madonna santa. Ma io manovro un po' più semplice, non posso farle nella vita. No. Devo sempre incasinare io. Vai. Ok, allora in teoria qui così dovrebbe scaricarmi. Vediamo. Però se vuoi provare. Ok, questo poco che c'ho. No, vabbè, dai, se no provo io. Finisciti pure il giro. Finisciti il giro, vado a prendere la New Holland. Raga, la New One. Madonna, ste cornacchie fanno un macello. Allora, andiamo a dispiegare tutto. Accendiamo. E dispieghiamo anche la barra che ci mette 30 anni. È bellissima. Facciate per arrivare in fondo e tornare. Sì, infatti. È bellissima sta barra, ragazzi. Proprio tutte le movimentazioni, l'apertura, il freno. Guardate, che sembra un Transformers quando si apre. Guarda che figo.
bellissima. Beh, bellissima, è bellissima. Ho fatto un lavorone qua. Eh sì. Anche i movimenti sono tutto, giusti. Tutto anche se lente nell'aprirsi ci sta. Sì, i tempi sono quelli. Esatto. Ok. Siamo partiti, signori. Facciamo questa prova. Allora. Mettiamoci bene col track here. Intanto dobbiamo solo vedere, ragazzi, se va. Ulla! Sono finito giù nel fos. Oggi è una giornata, ragazzi. E tettoia e canali. E ho spaccato il mulino. E la stanchezza, bro, della stanchezza. Ah, ok. Sono solo un pelino stanco, ragazzi. Allora, vediamo se ci fa scaricare. Facciamo sta prova. Ma dobbiamo centrare il mulino. Quella è la cosa più importante. Ce la faranno i nostri supereroi. Vediamo. Supereroi ce la faranno. Bene, non scarica. Ah sì. Ah, scarica. Stavi già preoccupando. Mamma, stavo dicendo. A posto, raga, funziona. Perché se non ricordo male, brother, ce ne vuole un bel po', eh? Ce ne vuole sì. No. Mm-mm. Ce ne vuole parecchio. E allora abbiamo fatto bene a lasciare un bel po' di campi a granello. Sì, mi ricordo dall'altra volta quando giocavamo sulla Nord East End. Ti ricordo che avevamo fatto la prova e ce ne voleva un sacchissimo. Sì. Andiamo, vediamo, cerchiamo di farne, ragazzi, di farne. Ma stai facendo il giro o stai facendo su e giù? No, sto facendo su e giù. Dall'altra parte ho già fatto la testa, perché sennò finiamo nel canale tutti e due. Ah sì, ok, fatto bene. Allora vado su io. Vado su da questa parte. Andiamo su da questa parte. Allora, progetti. Ragazzi, da questa parte qua abbiamo deciso di togliere le galline. Tanto non li stavamo più dietro. hanno fatto 6.000 pulcini. C'erano più pulcini e galli che galline. Dai. Sì, ragazzi, davvero. È incredibile. Infatti, a quel punto lì abbiamo ragionato sul fatto che era meglio lasciar perdere. Lui dove sta andando? Era meglio lasciar perdere e via. Beh, comunque all'ingresso del silos puoi far vedere il risultato di mesi e mesi di galline, di cosa hanno prodotto. Sì, vi faccio vedere poi, ragazzi. Quindi è stata una scelta giusta, secondo me, darle via. Tenetevi pronti, ragazzi, perché sarà incredibile. Dopo vi faccio vedere quanto ha prodotto. Anche perché ce le avevamo da un bel botto quelle galline là. Minchia, sì, da molto ce l'avevamo. Okay. È vero. Un bel po'. È vero. Prima, se ti ricordi, era il pollaio aperto. Sì. Poi non produceva. Non produceva niente, e abbiamo messo là. Abbiamo provato, cioè, c'era un bel po' di mesetti, eh. E non ha prodotto niente lo stesso. Esatto. Niente, ci siamo portati per l'allevamento delle galline. Ma sì, ragazzi, ma più che altro queste galline erano così, tanto per. Tanto. Alla fine i soldi dovevano arrivare dall'altro. Esatto.
Sono sicuramente da E anzi, dobbiamo ricordarci di dargli da mangiare al bebè. Ma non abbiamo ancora silos fermentato. Beh, Silos in teoria fermentato. sì, Mais abbiamo fermentato. mandato avanti il tempo. No, sono andato a controllare prima. No, Ah no, ancora non è pronto. no, no, niente, niente. Che palle. Balle sì. Vado di là. Ok. No, no, stai qua. Parti insieme a me, no. Facciamo su e giù. Vicini, vicini. Non vuoi stare vicino a me? Vicini, certo. Aspetta che tu c'hai 7 metri di lama, io c'ho 1,50 m. Devo aspettare. Ho No, paura. no, vai, vai. Ho di rimanere da solo. Spero che me rapiscano. Che al muro di mais, ragazzi. Dove sta andando? Che poi potevo mettere anch'io la GPS alla fine. Vabbè, dai, stiamo con la camera così. Siamo al centro. Per guardare a te non avevo neanche attivato la GPS. Pensa, sta venendo storto. No, sono andato E storto. tu ci pensi, cavolo, che è il mais così alto? Cioè, tu non vedi niente. No, esatto. Cioè, è un muro, cioè, ci può essere qualsiasi cosa in mezzo al campo che tu non lo vedi. Incredibile, ragazzi. Soprattutto canali. Minchia. Aiuto. Pensa a farlo di notte. Diceva un mio amico che se ti rimbambisci dopo un po'. E minchia, vedi sempre queste cose qua che ti arrivano in faccia, illuminate. Sì. Vedi te? L'amico ex collega. Mo' scarico. Adesso scarica il video. Vediamo un po'. Beh, oddio, già lo riempiamo. No, no, riempire lo riempiamo, è che riempi il cassone, ma non è che te ne... Non so se ti fa la stessa quantità di quello che le buttiamo, non mi ricordo. No, no, non fa la stessa quantità. C'è lo scarto. Giustamente c'è lo scarto. Allora, dai che così l'avviamo subito, brother. E vediamo cosa succede. Pastoni. Allora. Fai tanto pastoni. Avviamo Thor. In teoria lui dovrebbe già produrre. Ma no, sta producendo, sta Vero? scaricando già. Sì. Senti come gira, come è salito il motore del 314. I giri, guarda lì, guarda lì. Ragazzi, stiamo producendo i CCM. Guarda lì. Vai, produci, cazzo. Bella sta cosa però, eh. Ma vediamo quanto ne facciamo. Ah, è pieno, eh. Sì, ora è pieno. Però sta Allora. viaggiando, brother. Vediamo quanto ne abbiamo fatto. Vabbè, siamo già a 1600. 1700. Dobbiamo ricordarci del Luprosil. Oh, Secondo me comunque due è uscita una mod concept. tipo dei danni un po' più evoluta, nel senso che se tu accendi il trattore e parti subito ti dice vai piano perché potresti fare guasto e quindi devi farlo scaldare. Sarebbe figa una così. No, c'è. C'è, la prossima volta la portiamo. Bellissimo. Ok, ragazzi, Così sì, noi qua lo rispetto facciamo. all'altra. Sì, no, rispetto all'altra è molto meglio. L'altra devi stare fermo giorni e giorni. Oddio, Ok. bro. Diciamo che l'altra potresti usarla ora come ora adesso, che con la Mais Plus che abbiamo inserito abbiamo 3 giorni Sì. per mese. Potresti anche a me. Allora ci starebbe anche.
Ma prima era improponibile. No, prima no. Sì, ragazzi, infatti anche questa cosa qua che ha detto Drago, che non vi ho detto, abbiamo aumentato i giorni, quindi abbiamo messo 3 giorni al mese. Anche perché con la Mais Plus, ragazzi, c'è bisogno di un po' di tempo per poter fare le cose. Anche perché riusciamo a fare tutti i campi e riusciamo a fare quelle Eh lavorazioni. sì. Va bene ragazzi, niente, noi adesso andiamo un po' avanti qua con l'attrebbiatura, non vi stanchiamo di farvi vedere sempre le solite cose, così almeno ci dedichiamo dopo un po' finalmente al CCM, lo mettiamo in trincea e vediamo un po' come si comporta. Eccoci qua ragazzi, il campo l'abbiamo finito, siamo allo scarico e direi che anche nel rimorchio ce n'è abbastanza, no, brother? Quanto ce ne Vediamo un sarà? po'. Fai un salto, vediamo un po'. Dai, così pieno, siamo al 60%, Cavolo. così 20.000 litri. Cavolo. Questo adesso, ragazzi, lo mettiamo nella trincea. A proposito di trincea, andiamo un attimo a farle vedere, brother. Dai, dai, andiamo, vieni, vieni. Seguimi, seguimi, Sì, sì. tanto prima E che si tanto svolta. prima che finisca, ragazzi, facciamo una passeggiata. Tanto qua, se non avete seguito, giustamente, la nostra live, abbiamo deciso di fare uno stradello che corre lungo questo campo, qualche piccola decorazione, massi per spaccare i mezzi. Ne abbiamo messo un alberello di olive e poi niente, abbiamo fatto questo ingresso qua, questo ingresso dove alla nostra destra troviamo le trincee che ci serviranno poi per tutto quello che riguarda la mais Plus, chiamatela come volete. Niente, in una di queste ci mettiamo appunto il CCM che stiamo preparando adesso, che poi è l'alimentazione che servirà ai nostri maiali, eh? Non è che... Allora, intanto andiamo a vedere cosa è cambiato. Come potete vedere, Villo ha fatto le ricette. Quindi, per i maiali possiamo mettere mangime concentrato, mangime proteico, mangime energetico e mangime umido. Quindi dobbiamo fare tutte queste ricette per portare al livello massimo appunto la produttività dei nostri animali. Vedete, foraggio grezzo, mangime base, mangime umido e mangime nucleo. Poi tutte queste cose qua ve le facciamo vedere quando c'è Andrea, così ve le spiega meglio. L'avevamo già detta questa cosa qua, però è meglio fare un piccolo ripasso insieme a lui, che lui la utilizza comunque da un bel po' di tempo. E poi le ricette se le crea lui in base a come vuole gestire l'alimentazione degli animali. Quindi, bella, una figata, una figata, una figata. Noi avevamo abbandonato il progetto col brother, che Esatto. avevamo una fava. E niente, però adesso stiamo iniziando piano piano a capirci qualcosa. Ce la faremo, ce la faremo. Lì sta ancora scaricando, ma mi sa che nel rimorchio siamo quasi pieni. Avevamo fatto vedere gli acquisti l'altra volta? Sì, ho fatto Sì. vedere gli acquisti, quindi abbiamo fatto vedere il 7R, chi è arrivato in azienda. Abbiamo dato via il nostro Lamborghini, ragazzi. Lamborghini che comunque ne ha fatto di cose per noi, eh. Ne ha fatto, ne ha fatto. All'inizio Porca è miseria. stato uno dei primi. Eh sì, è stato uno dei primi trattori che avevamo in azienda. Quindi ore ne ha fatto, ne ha fatto. Adesso piano piano, ragazzi, con la speranza sempre che il biogas ci paghi, porteremo Alto. nuove attrezzature, ci saranno trattori che andranno via, trattori che resteranno, trattori che arriveranno, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo quanto siamo. Vediamo un po'. Alt 1. Mettiamo gli add. 76%. Buono. Ci siamo quasi, dai. Che un botto ne abbiamo fatto, brother. Bene, bene. Però lo vedi che non è ancora CCM, perché CCM te lo devi mettere proprio in trincea. Eh sì.
Lui adesso ce lo dà, come si chiama? Mais grano grist. Ok, allora andrà in trincea. Eh sì. E andrà chiuso. Andrà chiuso, sì. Ma ragazzi, le mascherine in trincea. Vabbè, brother, tu eventualmente con la col telescopico la arrangi un po' la trincea. Vedi di sistemarla. Secondo te cosa sta facendo io adesso? Non lo so. Ti stai già allenando col telescopio? No, no, no. Che stai facendo? Stai arando. Eccolo là, infatti. Cioè, ragazzi, lui la cosa... quando lui non è qua, sta arando, quindi è vero. Mi porta avanti, bro. È giusto, sembra giusto, no? Sembra giusto, ragazzi. Mi piaceva vedere il mio trattore abbandonato là da solo. Guardate l'orato che mi diceva: vieni, drago. Vieni, drago, vieni. Devi finire di arare. Eccolo qua, raga. Sta finendo di arare. Che modalità relax, 4 km orari. Top. Top. Noi, ragazzi. Che adesso mi faccio il piedi poi a piedi qua sotto la scrivania. Ciao. Adesso ti addormenti. Sì, sì. Allora, la nostra trebbia ha finito di scaricare, quindi rimane okay. Solo quello all'interno del macchinario. Quindi devo noi ora, ragazzi, facciamo una cosa, richiudiamo il condotto, ci lasciamo le trebbie un attimo qua, che poi tutti questi campi noi li facciamo off camera. Esatto. E voilà, trebbia spenta. Dai, ce la facciamo. Dov'è il telescopicchino? È lì vicino alla trincea. 87. Ok, siamo pronti. Ci siamo quasi, eh. Beh, porcellini. Si mangia? Bella vita. 89. Aiuto, andiamo. Ce la farà. Intanto lui macina, ragazzi, lui macina, macina, macina. Abbiamo 619.000 euro, signori. Che non possiamo toccare, brother, perché... No. Dobbiamo non abbiamo... aspettare il bambino Gesù. Non abbiamo la sicurezza, ragazzi. Io... Esatto. Cioè, nella mia testa c'è un investimento da fare, però non posso farlo. Anche perché abbiamo ancora il debito. Esatto. Prima cosa. Il biogas non sappiamo se ci paga bene. E quella è una grossa incognita, raga. Però, però abbiamo delle entrate comunque dai pannelli fotovoltaici. Mm-hmm. Abbiamo i pannelli sui tetti ormai della nostra azienda. Volendo ne potremmo mettere anche degli altri qua in queste tetture. Però per il momento fermiamoci così, che abbiamo già fatto un bel investimento da quel punto di vista. Più che altro dobbiamo portare le limousine in vacanza. Esatto. Questa è una cosa che dobbiamo fare, anche perché sennò carne nada, eppure la carne ce la paga benissimo. Quindi dobbiamo fare un altro mega viaggio tra carne e latte. Latte ne abbiamo tantissimo, ragazzi. Esatto. Abbiamo latte, abbiamo il bricchetti di latte da vendere. Cioè abbiamo molta, molta roba. In questi giorni, caro brother, per forza. Dei mega viaggi. Per forza. Caricare rimorchi e portare a vendere tutto. Sì. Anche per aumentare un po' le entrate, perché a prescindere spese ce ne sono un sacco. Anche perché ricordiamoci che abbiamo campi a noleggio ancora, che io vorrei acquistare. Io vorrei acquistarli. Certo, non li acquisterò tutti, però diciamo che la maggior parte, almeno dei campi qua attorno all'azienda, questi qui, vediamo un po'. Allora, più che altro la mia idea è andare a comprare un po' quelli attorno all'azienda, poi quelli lontani, cioè, ce ne frega niente, eh. Alla fine, quando ci serve un capo. Oh, comunque qua siamo arrivati al 100%. Sto arrivando. Mm-hmm.
Sto arrivando, caro brother. Sto arrivando, caro brother. Guarda che c'è sempre la tettoia alle tue spalle. Sì, l'ho vista, forse l'ho sentita. Beh, è più che altro sentita. Sto Ti ho visto da arrivando. qua in fondo, E la il Madonna, tonfo dove? che ti ha dato. Ah, sì. Guarda dove sono. Ah, sì, proprio sopra, sopra. Sì. Adesso proviamo a entrare in trincea e vediamo cosa succede. Ce ne vuole qua di CCM. Allora. Secondo me, guarda, riempiamo con tutta la serie di campi, forse arriviamo Aspetta un all'ottava po'. copia. Ah sì, sto scaricando, sto scaricando. Ce ne vuole qua di roba, brother. Un mare. Qua ne devi fare sempre. Sempre, tutto il Sempre, sempre, giorno, sempre. raga. Tutto il giorno. E niente, allora staremo tutto il giorno a fare CC. Per forza. Adesso andiamo a trebbiare A me altri sta campi. venendo un'idea malsana. Tipo. Un esperimento che vorrei fare. Tipo. Tipo mettere un piccolo silos. Ci buttiamo la granella. Sotto ci mettiamo il rimorchio là al mulino. Sperando che lui gli dà l'input di riempimento e a ruota di collo riempia. Beh, sì, si può fare. Potrebbe tentare. Dobbiamo fare una prova. Vabbè, intanto noi andiamo a trebbiare, va che. Esatto. Così, ragazzi, noi andiamo avanti e poi vi facciamo vedere magari la trincea un po' piena. Speriamo. Finito di trebbiare anche sto campo. Mo' scarico qua nel mulino. Però noi, ragazzi, ora ci recchiamo dal brother. Ci dobbiamo recare dal brother. Che andiamo a riprenderci il rimorchio. Anzi, facciamo tab direttamente perché lui è qua. Vediamo un attimo che sta lavoricchiando. Ragazzi, ci siamo trebbiati un bel po' di campetti nel frattempo. È stata lunga, ma ce la stiamo facendo. Compattamento 45%, dici. Vedi, livello mais grano grist. Ugrist. Fa prima compattare, però comunque Sì, questo. questo sì. Però minchia, guarda che bella trincea. I maiali ti saranno contentetti. Per la pappa, poi quando faremo il viaggio in villeggiatura, non so Yeah. quanto saranno contenti. Ma ti sembra una pestare? No. Che poi non lo chiudiamo ancora perché c'è ancora un viaggio da fare di là. Intanto lui nel frattempo produce, macina. Poi andiamo a Ma ricaricare. prendo il trattore adesso. Quanto siamo di litri? 153.000. È buono. Buono, sì. Buono, Bisogna capire, brother, da buono, buono. Ah. Billo, quante dosi ci vanno. Ce ne basta una pala, due, tre. Vabbè, quelle le vediamo poi nella ricetta. Non è facile spiegare bene da Billo, infatti. E poi quando viene lui ci farà vedere, raga. Pesta, pesta. Aspetta che ti do una mano, va. A prendere un trattone. Un trattone. Trattone? Vengo con la forza bruta. Sì. Arrivo. Telescopichino è leggerino. E adesso arriva zio Alex. Oh, comunque finalmente una trincea. Che non esce la roba. Esatto. Sì. Perché passo alla tua sinistra?
Ci sono un po' di fossi. Ma leggermente. Così, dico per un amico. Vabbè, 87%, brother. Esatto, fa in fretta questo. Si ritenga fortunato. Per cosa? Visto l'ora in cui siamo, che siamo riusciti anche a fare la trincea. C'è davvero. No, ragazzi, stiamo registrando una radio improponibile. Quindi, perdonateci i buchi. Perdonate i buchi. 100%. 100%. Ok. A posto. Mo niente, lo lasciamo così e poi, raga, noi ci faremo un altro viaggio di là. Nel frattempo che il nostro mulino agisca. Brother, io direi che per oggi ci possiamo fermare così. Oh yes. Ragazzi, speriamo davvero di cuore che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi invitiamo a dirci la vostra nei commenti. Fateci sapere cosa ne pensate. Io ringrazio il brother. Ma figurati, brother bello. Noi, raga, adesso penso che ci andremo a dormire anche noi. Penso proprio di sì. È ora di andare a letto. Quindi, raga, noi vi diamo la buonanotte. Quando vedrete il video sarà giorno. Sì, sarà giorno per voi, ma per noi notte inoltrata. Niente, ragazzi. Dai, aspettiamo Billuzzo che viene a farci vedere un po' tutte le ricettine. Noi nel frattempo prepariamo tutta la roba che ci occorre. Noi prepariamo, poi quando ci abbiamo tutto, viene il maestro a dirci cosa dobbiamo fare. Vabbè, che poi in live l'altro giorno abbiamo già fatto vedere qualcosa a livello di nutrimento. Però è bello scoprirlo con chi ne sa, con chi la utilizza, sta mod. Almeno se avete domande molto più inerenti, le potete fare. Oh, ragazzi, noi vi salutiamo. Ciao a tutti, un abbraccio fortissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, bellini.